Ginnastica ritmica di alto livello con l'Eterea che brilla al campionato interregionale e conquista un record di medaglie, fiore all'occhiello per il movimento abruzzese. La SD Ginnastica Eterea di Lanciano ha così vissuto un momento di gloria durante la fase del Centro-Est Italia del campionato di specialità Gold in programma a Lucca. Le ginnaste, guidate dall'allenatrice federale Adriana Taddeo, hanno collezionato un totale di 5 medaglie d'oro, 3 d'argento, un bronzo ed un quarto posto, col pass alla fase nazionale che si terrà a Caorle con le migliori ginnaste d'Italia in pedana. Le atlete si sono distinte per le loro performance eccezionali, segno di passione, allenamenti, preparazione completa sia fisica che mentale. Le campionesse del Centro-Est Italia includono Giulia Pia Bozzelli, che ha trionfato al corpo libero e alla palla, Morgana Caruso, vincitrice al corpo libero e alla palla anche lei, Alice Caldora, oro al nastro senior. Le medaglie d'argento sono state conquistate invece da Vittoria Thieri al cerchio e alle clavette e da Alice Caldora alle clavette senior. Il bronzo è stato ottenuto da Fabrizia Sabella al cerchio e da Marfisi Iris, mentre Chiara Mancinone ha chiuso al quarto posto al nastro junior 3. L'allenatrice Adriana Taddeo. Siamo veramente felicissime di questo grande traguardo che abbiamo raggiunto alla fase interregionale del campionato di specialità Gold di ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d'Italia. E grazie alla vittoria di queste medaglie abbiamo conquistato l'accesso alla fase nazionale che si svolgerà a Caorle dal 14 al 17 di novembre. Abbiamo lavorato duro da quest'estate, quindi sono felicissima, orgogliosa del lavoro svolto con le mie ginnaste, della loro dedizione e passione continua. E adesso in questa fase di campionato lavoreremo su aspetti più dettagliati, sia esecutivi che tecnici e artistici, perché negli alti livelli quello che poi fa la differenza tra una ginnasta e l'altra è proprio il dettaglio in ogni singolo movimento, la precisione. Quindi porteremo alto il nome della città di Lanciano e speriamo che andrà bene. Ad ogni modo dobbiamo stare attenti anche a concentrarci, sull'aspetto emotivo, quindi mantenere il focus e, il livello di attenzione durante la performance di gara. E quindi auguro a tutte un grande in bocca al lupo.